Ezio Gribaudo, i libri, una metafora di una vita, è il titolo della mostra che potete vedere alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino fino al 3 giugno. Questa mostra è un po' la storia dell'avventura di mio padre nel mondo editoriale, che inizia negli anni 60 e prosegue fino agli anni 75. E mio padre ha lavorato con i più grandi artisti del XX secolo, da Fontana, Burri, da Miró a Bacon, e qui in mostra potete trovare le opere che fanno parte della nostra collezione relative ai libri che mio padre ha curato con questi artisti. A Venezia, io poi nel 66 fui premiato uno dei premi ufficiali della Biennale di Venezia, con qui basta metti in risalto questa pagina, e io vinsi il premio ufficiale della grafica alla Biennale di Venezia, che mi dette le ali, mi dette ancora l'opportunità di fare altre cose, sempre nell'ambito internazionale. Potete trovare le opere, i libri d'artista, i libri a Leporello, che sono questi libri a fisarmonica, i libri sono tutti esemplari unici, sono libri d'artista, oppure sono libri che mio padre ha illustrato, come il Pinocchio per Tallone o il Tifone di Conrad per Fogola. Inoltre ci sono documenti inediti come il ritratto di Pasolini, che Pasolini fece mio padre nel 1967, oppure documenti come il gatto che Józef Brodsky disegnò proprio nell'ambito del primo salone del libro di Torino, quando venne nel 1988. Sempre in questa sezione la vetrina dedicata a Peggy Guggenheim, con lettere, cataloghi, articoli, perché la prima mostra che è stata fatta a Torino della collezione Guggenheim alla Galleria d'Arte Moderna nel 1976 è stata appunto grazie a mio padre, che la conosceva, con la quale aveva curato il libro della sua prima collezione a Venezia nel 1966. Siamo di fronte alla vetrina che illustra la famosa mostra della collezione Peggy Guggenheim. Cifre da capogiro, abbiamo fatto 4-5 ristampe del catalogo, mostra di grande successo. Non solo, a quel successo lì ampliò ancora il successo delle mostre che sono dopo, e della mostra di Peggy Guggenheim aveva creato un tale interesse. Basti dire che avevamo i più bei Max Ernst della collezione. Guggenheim è un fiore all'occhiello. E a tutte queste mostre seguirono poi le altre, le mostre fatte da pittura straniera nelle collezioni italiane, che fu un altro fiore all'occhiello. Sono mostre che al giorno d'oggi sarebbe impossibile rifare, perché c'erano dei pezzi come Monet, come Picasso, insomma molto molto particolari, e oggi sarebbe impossibile. Questa qui è una mostra da visitare, da guardare, eccetera, perché incontri con gli artisti, gli artisti contemporanei. Io ho conosciuto i protagonisti dell'arte contemporanea, da Fontana a Duchamp, da De Chirico a Miró, da Chagall a Bacon.